È l'Islam che domani... è nemico dei valori occidentali. È l'Islam che è nemico dei valori occidentali. L'Occidente non è nemico del... Vedi... È l'Islam che è nemico dei valori occidentali. Come... E a lei che... Calma, che siamo... Completa la sua risposta. Se, io sto dicendo, come faccio io a svegliarmi domani, andare da mia sorella a dirgli guarda che io ero portato da esempio come... modello di pacifico, cioè si può vivere, si può arrivare, aprire il proprio orizzonte del cervello, convivere con le altre fedi religiose, convivere col diverso, volerlo bene e tollerarlo. Per me da domani, dal giorno di venerdì, non è più possibile fare questo ragionamento. Ma la colpa è dell'ISIS, non di Trump. È dell'ISIS e non di Trump. Ti chiedo in 3 secondi telegrafico, scusate. Degli islamici. Marco. Questo che usare, perché ce l'ho con le categorie io, con i marchi infami, ripeto, sono marchi infami questi, come se si volesse combattere la mafia dicendo che gli italiani non vanno più negli Stati Uniti d'America né in nessun altro paese del mondo. Tutti gli italiani non sono mafiosi, anche se ci sono dei mafiosi italiani, e non sono pochi e vanno combattuti e affrontati. Quindi bisogna riconoscere il male dov'è e non fare, come si dice, di tutta l'erba fatta. Non fare la chemio, Trump, come dice lui, che uccide anche le cellule sane. Con l'aspirina si muore se c'è il cancro.